Qual è l'obiettivo in questa sessione di mercato del Pescara? Non fare danni, perché quando finiamo il mercato di gennaio di solito dite che facciamo danni, quindi evitiamo di farli. No, vabbè, quelli sono i fatti però, eh? Non è che, cioè, voglio dire, non è che lo diciamo noi. Poi purtroppo. Ci stiamo fermi e quindi evitiamo di fare altri No, danni. vabbè, però c'è un obiettivo? Ma l'obiettivo è prendere quei giocatori che siano funzionali. Abbiamo chiuso Derisio, che è un giocatore che il mister voleva già in estate. L'indice di liquidità incombe su tutte le società, per cui bisogna fare uscite e poi farle entrare, contestualmente fare le entrate. Che cos'è l'indice di liquidità? L'indice di liquidità è quell'indice di cui la federazione tiene conto, che consente a una società, se ha delle carenze, o di fare gli acquisti coprendo gli acquisti, oppure di fare gli acquisti levando contestualmente per pari importo giocatori che ha già in carico. Ed è un indice che chiaramente deve essere rispettato. Cioè, se non Purtroppo venisse rispettato, quali sarebbero le conseguenze? Per no, capire. non sono conseguenze, che non puoi fare mercato, o se lo fai devi, non solo devi prendere il contratto del giocatore, ma lo devi coprire ulteriormente con fideiussioni bancarie. Qui parliamo di calcio, per cui il settore giovanile è stata una grande risorsa, mi pare di poter dire, dal punto di vista economico-finanziario. Dal punto di vista tecnico, decisamente meno. Io condivido appieno la tua analisi, ci mancherebbe, però poi bisogna avere anche la pazienza di aspettarli, perché se poi noi a Pescara ci presentiamo con un gruppo di ragazzi che hanno grande potenzialità e al primo errore li fischiamo, poi diventa difficile. Il Pescara doveva continuare su quella falsariga da cui era partita nell'anno proprio di Zeman, giovani bravi. Abbiamo continuato su quella strada per un periodo, poi ci siamo fatti un po' prendere la mano dal fatto di portare nomi, di portare giocatori che sulla carta, ma purtroppo sulla carta non si gioca, si gioca sul campo, e abbiamo pagato. Mi serve da lezione. L'errore l'ho fatto io perché la politica della società deve essere una e non può cambiare, considerando quelle che sono le possibilità nostre, non può cambiare perché magari arriva quell'allenatore che ti dice voglio prendere, non lo so, l'Aquilani di turno. E per forza voglio prendere Gilardino che era già a casa rispetto a Gilardino. Quanto vale oggi il Pescara, si può dire? Ma il Pescara non ha un valore così che uno può dire oggi Pescara vale 1, 10 o 1000. Il Pescara ha delle attività importanti, ha comprato dei beni immobili, ha il suo convitto di proprietà, ha un contratto che purtroppo ancora non si chiude con il Poggio e gli Ulivi, certamente non per colpa del Pescara, perché non c'era una sola virgola a posto in quel centro, e quindi si è provveduto in questi anni a fare tutti i lavori necessari per rendere agibile il tutto, quindi speriamo che prossimamente si possa anche chiudere questo aspetto qui, e ha tanti giocatori giovani di proprietà e che qualcosa valgono. La parte debitoria ha, come tutte le società, la rateizzazione delle imposte, però se oggi il Pescara dovesse chiudere, si potesse liquidare una società di calcio come una società normale, se paga i debiti e incassa i crediti, credo che qualcosina sui conti gli avanza, quindi non credo che sia una società da buttare all'aria. Quindi, insomma, quantificare il valore, attuale è impossibile. Abbiamo una causa attiva con chi deteneva i diritti televisivi esteri nei 2 anni della nostra Serie A, che stanno facendo un po' tutte quelle società che non hanno preso quei contributi, che diciamo nominalmente varrebbe 28 milioni, solamente quella causa. Non la vincerai mai per 28, ma qualcosina nelle casse del Pescara arriverà. Non è possibile oggi dare un valore. Per me l'importante è, come ho sempre detto, è trovare continuità, non il valore. Ribadisco, se ci saranno persone serie non sarà un problema economico.